Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come si svolge in genere la mia mattinata. Ovviamente certe cose cambiano, non sono tutte uguali, però in linea di massima sono così. Come prima cosa, dopo essermi svegliata, chiamo Manuel e poi scendo, do due coccoline ai cani e inizio a preparare la caffettiera. Non lo faccio tutte le mattine perché a me il caffè non piace, ma quando sono in vena preparo la caffettiera così se anche loro ne vogliono un goccino con latte, ce l'abbiamo. Loro ovviamente inteso come Manuel e Giorgia. In questo periodo, poi, dopo giorni di assenza, devo anche compilare le autocertificazioni. Intanto, come vedete, arriva Manuel e quindi mi metto lì e gliela compilo. Poi gli chiedo che cosa vuole portare a scuola e glielo do così se lo mette nello zaino. Intanto mi prendo la tazza per prepararmi il mio latte e caffè.
Ciao Manuel, ci vediamo a luna. Ciao ciao. Saluto Manuel, sempre con una nota di tristezza perché mi dispiace che esce, come vedete, che è ancora buio. E intanto mi bevo il mio latte e caffè e poi vado a svegliare Giada. Giada, tè al limone o tè alla pesca? E come mangiare, vuoi il plum cake o le barrette? Plum cake? Ovviamente compilo l'autocertificazione anche per Giada e poi ci andiamo a preparare. Prendiamo la mascherina nuova, mi metto il giubbotto, le metto lo zaino e usciamo per andare alla fermata del pulmino. Poi ritorno in casa. Adesso che Pia non so come mai ha preso a dormire fino a un po' più tardi e comunque sono tranquilla che ci sono gli altri bambini che sono là con lei, ho preso a mettermi a fare una specie di sorta di skincare, ma neanche proprio una cura della pelle, e quindi mi vado a lavare il viso col sapone, come faccio sempre. E poi ho iniziato a mettere questa crema che vedrete tra poco, che ho preso, cioè mi ha dato la cugina dell'Ivresce, e quando ancora non ero io con il bellezza, e devo dire che è veramente fantastica, mi piace tantissimo, mi
lascia la pelle veramente morbida, ma praticamente subito, cioè che la pelle è molto più idratata, lo senti subito. E dura ancora comunque perché adesso oggi è il giorno dopo e io ho ancora la pelle morbidissima. Pensavo appunto, siccome dice che dura 48 ore, di farlo un giorno sì e un giorno no, in modo da far passare comunque un po' di tempo e in modo così da sfruttare tutta l'idratazione che riesce a dare. È veramente molto molto buona, io veramente mi trovo cioè, benissimo, l'ho usata 2 volte e già sento il cambiamento, cioè, della mia pelle, che è veramente secca, ma allo stesso tempo è probabilmente disidratata perché comunque ho una pelle grassa, io piena di punti neri, di impurità, di pallini di grasso, quindi boh. Comunque questa crema è veramente fantastica e se appunto vi sentite la pelle molto secca ve la consiglio assolutamente. Questa piccola operazione per me, vado in sala. In sala c'era un casino ieri, veramente veramente un casino, roba dappertutto, e allora mi sono messa lì con tanta pazienza e ho messo a posto. So che c'è da dare il bianco, so che il divano non è dei migliori, poi lì da un lato, come vedrete, poi più in là è sporco il bracciolo del divano. Ho provato a lavarlo e non viene più pulito. Lì non si può sfoderare perché i cuscini che invece si possono sfoderare li sfodero abbastanza regolarmente e li lavo in modo che comunque rimane sempre pulito, anche perché ci si va a coricare anche via magari quando si addormenta al pomeriggio, perciò voglio che siano sempre puliti i cuscini. E quindi mi metto lì, adesso ci stiamo attrezzando per iniziare questi benedetti lavori e nel frattempo assolutamente non compriamo mobili belli di qualità o comunque che abbiano un senso, perché come avete visto per il momento c'è un pezzo di un tipo, un pezzo di un altro, un pezzo di un altro. Comunque, mi metto lì, metto in ordine, cerco di riordinare più che posso, fino a che non arriva un'intrusa.
E quando decido di levare la polvere da questa mensa che ne aveva 752 kg, cioè Sabrina con Pia, e Pia voleva la boobs e quindi mi sono dovuta fermare. Poi con l'aiuto dei bambini siamo riusciti a finire e a mettere in ordine completamente la sala. Qui invece è la mensolina che c'è sul pianerottolo per andare su dalla scala e questa qui invece è quella della sala. Sono andata ad aggiungere la foto di Gabriele nella cornice, l'ho messa in mezzo a Manuel e Giorgia. E quindi... Come vi dicevo, non è perfetta, ma sicuramente è più in ordine di prima. Purtroppo tenere tutto in ordine sempre, costantemente, non è facile, soprattutto quando sono così in casa come adesso che sono malata. La mia mattinata finisce nel momento in cui arriva Giada in casa, perché poi è ora di pranzo. Doveva arrivare anche Manuel oggi, che è andato a scuola, ma ha mal di pancia e quindi va a prenderlo mia mamma e si ferma giù con mia sorella, tanto oggi pomeriggio, portando poi Giada a ginnastica artistica, lo recupero. Ho messo a bollire i broccoli perché per Gabriele faccio la pasta con i broccoli, invece per noi facciamo i risotti, quelli pronti. Adesso decidiamo chi vuole che cosa e poi ve lo faccio. Gabriele, non urlare! Allora, alla fine io, Sabrina e Giada mangiamo il fusilli alla carbonara e la mamma mangia le penne con i funghi. La forchetta no, ce l'ha lì. Stasera per cena mangiamo il minestrone, qui c'è l'acqua per Gabriele e Maurizio, qui c'è l'acqua per noi. E niente, poi dopo se vogliono qualcosa, cioè adesso aspetto che ancora un attimino, poi lo frullo e niente, così ceniamo e basta. Volevo farvi vedere una cosa che mi è arrivata da Wish, che ho preso per Natale per i vlog, ma qui oggi siamo andati a prendere l'acqua come avete visto. Ho preso questo, che è un calendario dell'avvento, ovviamente così, fatto così. L'anno scorso l'avevo visto sul canale YouTube di Robertina e mi era piaciuto, non è proprio fatto così il suo, però mi era piaciuto tantissimo e quindi quest'anno mi sono anticipata e l'ho preso anche io. E è molto carino, così qua ci sono i cubetti per girare numeri e quindi niente, l'ho preso in previsione dei vlogmas, siccome poi mi piaceva proprio, mi sembrava carino, è la prima decorazione di Natale insomma e mi piace veramente tanto. Non l'ho pagato tanto, con le spese di spedizione 5,45 €. Se riesco vi lascio il link sotto in info.
Così, se vi piace, c'era anche in altri due modi, con il pupazzo di neve e con la renna, ed era fatto diverso qui. E così, se vi piace, magari lo potete andare a prendere anche voi. Intanto che loro mettono a posto i legni, che Pia stasera, cioè ieri sera si divertiva a buttare giù. Io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui. E con un saluto anche di Pia, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Grazie.